Oggi Robot Cup School 2016 qui all'Università degli Studi di Salerno, ecco di che cosa stiamo parlando, rendiamo chiaro agli studenti e a chi ci ascolta l'iniziativa. Ok, questa è un'iniziativa sponsorizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Matematica Applicata ed è un'iniziativa organizzata diciamo sostanzialmente anche in congiunzione con le scuole medie superiori. Abbiamo coinvolto 19 scuole medie superiori che oggi parteciperanno a questa competizione di robot. E diciamo questa iniziativa è finalizzata ad un orientamento sostanzialmente basato sul saper fare, cioè cercare di far crescere negli studenti delle scuole medie superiori una motivazione e un interesse per queste problematiche, queste tematiche dell'ingegneria informatica che oggi sono molto attuali. Quindi è un nuovo modo di concepire l'orientamento nelle scuole. E oggi diciamo, abbiamo avuto sostanzialmente un'iniziativa che è partita 5 mesi fa. Abbiamo avuto circa 2.000 studenti complessivamente interessati all'iniziativa, 400 di loro su 18 scuole, abbiamo avuto una piccola defezione, hanno partecipato concretamente alla realizzazione di un software per pilotare automaticamente il robot all'interno di un'arena. Quindi oggi le 18 scuole si sfideranno su questo compito e il nostro risultato è già stato conseguito, la vittoria è già stata conseguita. Per noi è importante avere studenti che siano motivati e che quindi sappiano in qualche modo che studiare è possibile anche farlo con metodologie alternative, non soltanto su libri ma anche diciamo coltivando il saper fare. Beh, innanzitutto la presenza degli studenti e delle scuole qui nel nostro Ateneo. Oggi l'ho detto nella presentazione che ho fatto agli studenti, per noi Unis Oriente è la manifestazione di punta del nostro Ateneo. Quest'anno ha raggiunto numeri straordinari, 14.000 studenti, 100 istituti scolastici provenienti da 4 regioni diverse, 600 docenti delle scuole superiori coinvolte. Però l'orientamento non termina lì, ma l'orientamento continua sempre attraverso appunto gli incontri che si fanno quotidianamente con le scuole. Questa iniziativa va in questo senso, il collega del Dipartimento di Ingegneria Informatica ha messo insieme 18 scuole, le ha fatte allenare e le oggi li mette in competizione. Qui sarà una scuola diciamo vincitore di questa gara, ma avranno vinto sicuramente tutti. Ed è proprio questo il messaggio positivo che noi mandiamo, perché per 5 mesi loro hanno frequentato la nostra università, i nostri laboratori, li abbiamo allenati in loco, hanno quindi cominciato a prendere coscienza di quello che li aspetterà a partire da settembre e poi oggi la possibilità, la magna di potersi confrontare su una tematica che secondo me sarà accattivante.